Quindi la posizione della testa è molto più la condizione migliore di avere la testa è quella confortevole. Comfort vuol dire ripetibile. Ripetibile vuol dire punti. Va bene, anche bella. Dritta comunque, non male inclinata. Dritta. Ma se te sei capace di mantenere sempre la testa inclinata, dritta, alle volte con gli archi istintivi. Vedi com'è quello di No, il inclinare problema l'arco. dell'arco lombo e dell'arco istintivo, andiamo al dunque. Il problema dell'arco lombo e dell'arco istintivo non hanno una messa a punto sofisticata come l'arco nudo o comunque gli archi tecnologici. Quindi le frecce vanno a destra, le frecce vanno a sinistra. Che faccio? Che devo fare? Cambio lo spine. Però più o meno le spennate raggruppavano. Adesso poi vediamo le messe a punto. Alle volte io devo cambiare la mia postura per rendere le frecce, perché se le frecce guardo il centro e le frecce vanno tanto così a destra, non posso guardare un altro punto o mirare in un altro punto. Io preferisco guardare il centro, percepire se tiro col lombò, ah, apro una parentesi, ho tirato 3 mesi di fila col lombò. Se io devo parlare di lombò, voglio avere le idee, non Voglio voglio sapere parlare per quello aver che letto un libro, eh. Quindi ho tirato 3 mesi, certo. ottobre, novembre, dicembre, solo con lombò 4-5 volte al giorno. Quindi parlo per esperienza diretta. Quindi preferisco avere una linea dritta. Come posso ottenerla? Sì. Con le frecce, il brace, le punta, la A, ma soprattutto ahimè con la testa. Cioè io devo mettermi in una posizione, cosa faccio? Sposto la diotra. No? Se la sposto in qua, sono obbligato a spostare l'arco in là. Se la sposto in qua, sono obbligato a spostare l'arco di conseguenza. Quindi, a seconda, se io voglio avere una linea, devo a trovare la postura corretta. Il più possibile confortevole. Il più possibile confortevole. Però è essenziale per ottenere una precisione avere questa linea. Avere una linea. Poi possiamo anche piegare leggermente l'arco. Non sono quello talebano che dice l'arco dritto. Assolutamente no. Io sono anche quello dell'arco leggermente piegato. Tranquillamente. Specialmente poi con lombò, così non mi cade la freccia. Non succede l'apocalisse, che se ti cade, o se una volta mi è caduta la freccia d'arresto, la prossima volta sei squalificato, mi hanno detto, poi non so se era vero una cosa del genere o meno. Ma sai, Berti bisogna ammazzolarlo. E niente, quindi anche la posizione, ahimè, è necessaria, perché non abbiamo tante regolazioni da poter fare. Come per esempio col bottone nell'arco nudo abbiamo più regolazioni, center shot, possiamo trovare la gabola giusta. L'arco nudo nel tiro di campagna deve tirare da 5 a 50 metri e possibilmente sia a 5 che fino a 50 metri deve mirare nel giallo, non è che possa spostarsi di conseguenza. Già è difficile concentrarsi sulla propria postura e ottenere sempre una postura ripetitiva. Se devo anche capire come devo mirare, non mi conviene. Quindi devo poi trovare un compromesso tra taratura della molla e center shot che mi permettano di essere sempre nel centro. Nell'arco tradizionale uguale, io posso solo modificare il center shot. Mi dico il minimo, ma posso farlo. E ecco perché molte finestre dell'arco a ragion veduta hanno un center shot negativo e dico spostato a destra per arcieri Adesso. destri, perché è mica detto che debba per forza essere con mezza punta a sinistra per tutte le messe a punto. Chi l'ha detto? Non sta scritto da nessuna parte. Io voglio vedere un metodo scientifico che mi racconta sta storia. Non c'è, non esiste. Infatti,
ci sono fior di campioni che hanno il center shot esattamente al contrario, e la freccia vola perfettamente bene, le spennate volano perfettamente bene, il foro e il test della carta è perfetto. Perché? La variabile è sempre l'arciere, come mette la testa, come rilascia, come, che tipo di guantino di patelletta adopera, e questo fa sì che la messa a punto può avere anche un center shot dall'altra parte, al contrario. Quindi non fermatevi a assunti che hanno preso altri per voi, che magari le hanno presi per loro solo esclusive esperienze personali, poi le hanno messe in un articolo ed è diventata legge. Non esiste, non è così. Non funziona così. Adesso che vi racconterò com'è nata la prova della spennata, vi vengono le mani nei capelli. Vengono veramente da mettersi le mani nei capelli. Com'è nata la prova della spennata? L'Apocalisse. Ma infatti, nei manuali FIAR che ho letto, oltre a quello di Ferrario e non mi viene in mente l'altro coautore, e anche nel manuale che hanno fatto dopo, mi pare che abbia fatto Luca Vinci, se non vado errato, e lui prende per assunti certe cose che in effetti non sono così. Lui dice che in certe occasioni la spennata può essere esattamente al contrario, quindi avere una freccia rigida a destra e viceversa, una freccia morbida a sinistra. Parliamo di arcieri destri. Questo non è che dipenda esclusivamente dal tipo di arco, dipende da fattori dell'arciere e soprattutto dal fatto di non avere il bottone di pressione. Il bottone di pressione permette di minimizzare gli errori dovuti al rilascio. Questi errori, se sono continuativi, possono far sì che la freccia rigida vada a destra anziché a sinistra. Ecco perché è molto meglio effettuare la prova della carta che non la prova della spennata. La prova della spennata sì, può avere senso, ma può anche portare a risultati veramente caotici che non mi fanno capire bene la mia messa a punto. È molto meglio la prova della spennata, dove io capisco a 3, 4, 6, 10, dopodiché a 15 metri il volo deve essere perfetto. La prova della carta mi fa capire effettivamente come funziona il mio volo della freccia e come posso sistemarlo. Deve partire, deve andare dritto. Vabbè che nei tiri FIAR non esistono tiri sotto i 15 metri, quindi un buon impennaggio mette a posto tutto. È molto più importante la postura e la tecnica, che non è effettivamente la messa a punto. Ricordatevi che sono state fatte queste prove utilizzando una macchina tirafrecce, e ce ne sono di sofisticate, addirittura che simulano il rilascio, quindi hanno proprio una cosa in silicone che simula il rilascio, non un cordino come il compound. Qualsiasi spine, con la macchina tira frecce la rosata è raggruppata. Ok? Quindi di conseguenza l'unica variabile importante è la tecnica di tiro. Cioè, con lo stesso arco, se io sono perfettamente ripetitivo, ottengo la stessa rosata con frecce di spine differenti. Sì, esatto. In un altro posto, ma 12 frecce, tac, 12. Span 400, span 600, span 800, sempre la stessa rosata. Se utilizzi una macchina tira frecce, che è perfetto. È logico che lo spine ti conviene selezionarlo in modo tale che è conveniente per il tuo tiro. Quindi dice bene, posizione di comfort. Posizione di comfort, ovviamente ha l'importanza lo spine della freccia, perché lo spine della freccia influenza il volo, influenza il tipo di tiro,
influenza l'interazione con l'arco, quindi la possibilità di toccare da qualche parte e avere del clearance. Ricordatevi che è sempre meglio una freccia leggermente morbida che una freccia leggermente rigida. Ma però lo spine dovrebbe anche, per l'utilizzo dell'arco, dovrebbe anche, cioè lo spine adatto utilizza al meglio la potenza dell'arco. Sì, parliamo però, di energia immagazzinata, la certo, certo, della freccia di usufruire. Bravissimo, bravissimo, perché ovviamente voi sapete come funziona, grazie al paradosso dell'arciere all'arco, quando parte la freccia parte con questa piega qua, tac, così, ok? La punta più pesante, questa zona più pesante, sapete la nozione di Fock della freccia? Il centro geometrico e il centro di gravità. Questo è il centro di gravità, questo è il centro geometrico, questa percentuale sulla lunghezza della freccia è il Fock. La percentuale tra il centro geometrico e il centro di gravità. Ovviamente è meglio avere il Fock più alto possibile, per una legge balistica della balistica esterna, più il Fock è alto, meglio è. Con, ovviamente entro certi limiti. Più le frecce sono piccole, più le frecce sono strette e più io posso avere punte leggere e avere comunque un Fock accettabile. Con questo tipo di frecce qua io devo avere al massimo un Fock del 13%, ok? Del 13%. Con frecce così corte io posso avere il 13% di Fock anche con punte da 70 gradi. Eccolo qua una. No, non ho preso le frecce giuste. Perché io ce l'ho più o meno corte così. Io per esempio che ho 36 libbre, nel 3D adopero, non ho preso quelle giuste, queste sono quelle che adopero per un'altra cosa. Uso le VAP 900 con 70 grani di punta e ho 36 libbre al mio lungo. E fino a 30 metri vado super bene. Poi oltre i 30 metri la rosata si allarga. Allora adopero delle frecce molto lunghe, 29,5, span 600 con 110 grani e le adopero solo per tirare a 50 metri, a fare il tiro alla targa a 50 metri. Vedete che vediamo dopo, dopo vediamo come scegliere il materiale, è molto importante, prima si sceglie il materiale e poi si fa la messa a punto, non il contrario. Perché dipende da che gara vuoi fare e allora devi scegliere il materiale giusto che abbia performance per questa gara. È ovvio che nel 3D è molto più facile. Ahimè, nel tiri FIER si tira fino a 54 metri, quindi a 54 metri frecce troppo leggere negli archi ricurvi e negli archi nudi non sono tiri facili. Un cinghiale che abbia una cosa del genere a 54 metri, faccio fatica a prenderlo, anche se sono a distanza. Cioè, sono nel 4, cioè, alle volte faccio dei 3 a 50 metri, non è che faccio sempre 6, 5 o 4, magari. Quindi è un tiro impegnativo, è un tiro difficile, è un tiro un po' che alle volte è un po' a caso, perché sbaglio di due, la tiro a 51 e faccio a 0. E lo stesso vale per tutti, vale anche per il lombò, per i recurvi. Come fate a tirare a 54 metri con sicurezza? Se dici che è 54 metri, sai che il tuo punto 0 a 50 metri tiro un po' più basso o un po' più alto, o mi immagino la parabola, posso anche immaginarmi la parabola argentata e essere eccezionalmente esoterico
sul tiro istintivo, però se di 3 metri in più o 3 metri in meno, è troppo. E anche avessi 60 libbre, un lombò da 60 libbre, non ho 400 piedi al secondo. Un lombò da 60 libbre, quanto esce? 200. È una freccia pesante. Sono frecce da 400 grani. Quanto pesa una freccia? Un lombò? 400 grani.